E oggi abbiamo il nostro ospite, come sempre, di Sneforze, il nostro amico Francesco Marasco, tecnico del Real Springa. Senti, Francesco, io ho qui davanti il giornale di sabato, di ieri, insomma, qua dice i titoli del quotidiano, e oggi rimango KO, ma anche sfortuna. Dotro fa sorridere il Real Springa. Insomma, questo Dotro, insomma, questo ragazzo che ha fatto un gol, che ha fatto una doppietta, non so cosa dice qua, aspetta un attimino. Perché non ho seguito, Sì, boh. ho visto la foto, insomma, però non ci ricomprende questo ragazzo. Comunque, insomma, che partita è stata sabato? Insomma, è vero che, come diceva anche qualche tecnico del Girocco, ha detto che, insomma, che il Girocco ha giocato bene, insomma, pure sbagliato qualche gol, però diciamo che poi nel calcio chi la mette dentro ha ragione. Ecco, tu che hai da dire, insomma, su questa partita, su quello che magari. Sì, no, quello che hanno scritto i giornali è vero alla fine. Ah, innanzitutto buonasera a tutti. Per quanto riguarda lo spinning, all'inizio diciamo che il Girifalco ci ha aspettato un po'. Noi abbiamo creato qualche pallavolo, come con Amanti, con Rosa, ci ha chiesto quel portiere, è stato bravo il portiere del Girifalco. Poi loro in contropiede con Iri, un grande giocatore, sono avuto qualche problema, diciamo. Mi hanno colpito un palo e poi una gran parata pure di ci sono tenuti sullo 0-0. Poi anche noi comunque a fine primo tempo abbiamo la linea e una traversa. Diciamo che anche che 0-0 poteva finire 1-1, più che altro. La sfortuna forse il giornale indicava questo per il Girifalco. Poi però finalmente abbiamo un po' più di peso, diciamo, avanti con 2 o 3 Amanti che l'abbiamo aspettato per un mese. Hanno adesso una buona condizione fisica, infatti nelle ultime 2 partite abbiamo fatto 5 gol. Dopo è un giocatore di una carriera di istruttore, si è dimostrato domenica, ha fatto 2 Eurogol proprio, è stato molto bravo. E poi, dico la verità, il Girifalco un po' a credere in barca, forse pensano di giocare più lo 0-0, noi non avevamo fatto ancora granché. Anche perché avevamo giocato sia con la prima in classifica, Stella Attiva, un'ottima squadra, e sia con il Carina pure, abbiamo fatto solo un punto. Ce l'aspettavamo, questi 3 punti, lo volevamo tutti e per fortuna ci siamo riusciti, Francesco. Questa volta comunque non avete commesso gli errori delle precedenti partite, insomma, dove avete preso gol negli ultimi minuti, siete stati bravi, sicuramente Sì. a segnare 2 gol, quando magari l'avversario non se lo aspettava, e certamente era anche importante vincere, perché erano già 5 partite, che c'erano 2 partite già in casa, una sconfitta, un pareggio, un po' rocambolesco, diciamo un po' così così, era importante, credo, vincere davanti al pubblico, anche per avere diciamo un controllo di una squadra che almeno in casa riesce a farsi rispettare, giusto? Sì, sono d'accordo con la tua analisi, anche perché ora ci aspettano 2 trasferte insidiose, una a Nicotera sabato prossimo e l'altra subito dopo a San Ferdinando. E ragion per cui ce la dovevamo mettere tutte, ci siamo riusciti per fortuna a fare questi 3 punti in casa. Senti, ma comunque vado un po' dalla partita di domenica prossima, ecco, ti chiedevo questo. Ti aspetti un Nicotera arrabbiato per la sconfitta 3-0 contro il Borgo, insomma, viene una brutta sconfitta, insomma, poi ha dimostrato comunque il Nicotera in casa di giocare meglio che fuori, perciò credo sia almeno in casa un avversario molto temibile il Nicotera. Tu che partita? Sì, Beh, io l'ho visto anche giocare in casa, sono temibili, è una buona squadra, esperta. Infatti mi sembra pure strano che fuori casa non hanno fatto punti ancora. Penso che sarà una partita dura, una partita molto tattica, anche perché il mister grande è molto preparato. Sì. Andiamo là a giocarcela, anche perché noi ancora la nostra identità non la conosciamo bene. Vecchi ragazzi, 95, 94 in campo, che sono la prima esperienza, siamo la matricola e ricopera quanto possiamo valere, diciamo. Senti, comunque è sempre un derby, giusto? Sempre un derby importante, Sì, è ecco. un derby molto sentito, anche se ci rispettiamo tantissimo. Parecchi sono amici tra calciatori, sono molto amico del mister grande, colgo l'occasione per salutarlo. Sono molto amico pure con la dirigente, sono veramente ottime persone, sono sicuro che ci accoglieranno benissimo. Senti, io ti ringrazio. Comunque volevo chiederti una cosa. Io mi avevi detto che quella vittoria di sabato l'avete dedicata a chi? Ecco, volevo anche precisarlo con un'intervista. A chi
chi l'ha dedicata questa vittoria del Consigliere Falco? Sì, ha avuto problemi personali il nostro storico mister che ha allenato sia me quando abbiamo fatto gli anni belli di promozione, sia se è dedicato sempre alla squadra e al paese, ed è il mister Annunziato Pugliese, ed è tutti gli Atuzzo. Siccome non è potuto venire in più partite, hanno deciso di ricapitare a lui perché sempre in contatto con lui, a distanza sente sempre come al solito tantissimo la partita. Va bene, Francesco, io ti ringrazio per la tua gentilezza e ci sentiamo magari nelle prossime partite, posso commentare Grazie questo. a te, grazie a te Comunque, per avermi scusa sentito. Francesco, che giorno ti chiameremo nel punto di Fioretti a commentare insieme al mister? Perché noi ogni tanto facciamo anche intervenire i terzi, perché giustamente è giusto che ci siano qualcuno pure che possa dire la sua a livello Sì, sono d'accordo. di calcio giocato, di persone che sono proprio nel campionato, che vivono il campionato, ecco, non penso soltanto di gente che magari commenti e basta, giustamente vogliamo anche fare questo, ecco, perciò Sì, sentire più parti, ti giusto. inviteremo insomma presto anche a Grazie. questo punto per parlare con Mister Fioretti, per dire anche la tua, insomma, va bene? Grazie Ciao, mille, sì. una buona giornata, siete tu. Grazie, complimenti per il lavoro che fai, Mi saluta, mi Poi sei estremizzato. come si chiama, quello che ha fatto il gol, il ragazzo, fagli i miei complimenti da parte mia, va bene? Sì, grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 grazie.